senso. Gigi diceva i diversi tipi di intelligenza. Francesco l'aveva capito in modo implicito, perché un giorno gli chiesero: vogliamo sapere chi è il frate minore perfetto. Tutti pensavano, come è abituale, a una visione apicale: qui c'è il frate minore perfetto. Francesco dice: volete sapere chi è il frate minore perfetto? Colui che ha la semplicità di fra Matteo, la forza di fra Davide, l'inquietudine di fra Luciano. Cioè, il frate minore perfetto sono tutti i frati messi assieme. Non è intelligenza questa, Gigi. Guarda, tutti noi che andiamo là a dividere, noi abbiamo la tendenza perversa di trasformare le differenze in gerarchia. Appena una cosa è differente, quella è migliore e quella è peggiore. Francesco aveva intuito che la bontà, la santità, l'intelligenza è polifonica, cioè ognuno porta il proprio contributo. E diceva giustamente Gigi: se avessimo chiesto un po' di anni fa sull'intelligenza quale record, qua avremmo indicato Kant, avremmo indicato altri, perché siamo cresciuti in un periodo storico apicale che cercava sempre di guardare al vertice, cercava sempre di creare una sorta di scissione dalla vita quotidiana. Voi pensate che la storia è diventata storia della vita quotidiana 40 anni fa. Prima i libri di storia erano libri di macelli. Occidente è una storia di macellai, no? Andate a vedere i libri, specialmente quelli di un po' di anni fa. Adesso c'è la pagina, così dice la cultura, il quotidiano com'era, la vita quotidiana, le cof, la vita quotidiana nel Medioevo. Certo, ci siamo aperti, la storiografia si è aperta, ma fino a molto tempo fa cos'era? Un racconto di macelli, di guerre. Una finiva e un'altra cominciava. E io vorrei partire proprio da questo, perché oggi pensiamo in questo modo. Anche Francesco aveva questo modo di pensare, però era solo. Una delle mie specializzazioni è il francescanesimo, e una delle cose più importanti che si studia quando si fa francescanesimo è come i seguaci di Francesco, i successori di Francesco, l'hanno tradito. Dice Cacciari: se c'è uno che proprio si presta ad essere tradito è Francesco. Già, mettete insieme Giotto e Dante e sono due tradimenti di Francesco. Francesco diceva: l'obbedienza è la libertà che si consegna. Manca il tempo di morire. Diceva il Santo Padre Francesco, mai si è chiamato padre, sempre fratello, che l'obbedienza è essere come un cadavere che si sposta come vogliono i superiori. Francesco mai ha detto queste cose. Invece oggi, non farò un discorso su San Francesco, sarebbe altrettanto interessante, non vi preoccupate. Oggi invece noi parliamo di intelligenza emotiva e ne parliamo tutti, non è più una persona che ne parla. Perché? Perché è cambiato il clima. Dice Bion, io sono gestaltista, però non disdegno le cose belle dette da altri, per carità. Dice Bion: c'è un pensiero nella stanza che c'è il compensatore. Ogni contesto culturale ha molti pensieri che circolano e cercano chi mette parola. Ma perché questo è successo? Cercherò di essere breve, in modo che per le 24 saremo tutti d'accordo per concludere. Vedete, il punto centrale e per me fondamentale è il fatto che noi in Occidente abbiamo avuto la cultura della sopravvivenza, non della vita.
per la sopravvivenza, perché abbiamo avuto una guerra dopo l'altra. Voi pensate al fatto che la prima volta nella storia dell'Occidente che abbiamo avuto 70 anni e più, adesso c'è la guerra, però una guerra mondiale che coinvolge tutti non c'è più dal 6 agosto del 45. Gli studiosi, Polanyi, dice, la chiama una pace pragmatica, nel senso che non è la pace come pienezza, però certamente non abbiamo avuto una guerra mondiale. Anche quella che c'è adesso si fa stare col fiato sospeso, ma non è guerra mondiale. Ma se noi arriviamo fino al 2020, per esempio, che poi il Covid ha creato altre problematiche, abbiamo avuto 70 anni e più di pace pragmatica. E abbiamo, a poco, abbiamo scoperto un'altra cultura, dalla cultura della sopravvivenza alla cultura della vita piena. Quando io scrissi nel 94, credo sia stato, non mi ricordo, forse, o 2004, sì, 20 anni fa, quando scrissi sulla felicità, era andare a vedere su internet quanti titoli c'erano sulla felicità, pochissimi, e siccome mi imbarazzava scrivere sulla felicità, misi tra parentesi e dintorni, quasi a chiedere perdono che stavo scrivendo un libro sulla felicità. E vi garantisco che quando scrissi quel libro erano pochissimi. Adesso se entrate in una libreria vedete che c'è tutto un reparto sulla felicità. Io dico sempre che il migliore aggiornamento, quantomeno il più veloce, è andare in libreria e vedere i titoli dei libri. Dai titoli dei libri sappiamo un po' che cosa è, qual è il clima, quali sono i trend che circolano. E cosa è successo? Che si è scoperto che la vita non era data per sopravvivere alle guerre, alla fame, ma per essere vissuta in pieno. Ecco perché a poco ci siamo interessati di che cosa? Ci siamo interessati della felicità. Voglio dire, saranno 10 anni che è diventato un tema comune. Ma come ci siamo arrivati e come possiamo andare avanti? Perché in fondo io sono stato colpito dalla seconda parte del titolo, intelligenza emotiva e pienezza. In fondo la pienezza è quello che cerchiamo. L'intelligenza emotiva è lo studio sul strumento della pienezza. Sapere che anche lo stomaco ha il suo cervello, sapere che MacLean col cervello un utrino non ha messo il punto, ma ha iniziato, tra i medici siete d'accordo, ha iniziato un discorso sul cervello, per cui oggi veramente, proprio stamattina la dottoressa Gargano ha parlato sul trauma, ha parlato di un fenomeno interessantissimo, quello che gli americani chiamano affordance, cioè io vedo gli oggetti con tutto il corpo, non li vedo per come sono. Se io vedo un muretto, se è di 60 centimetri, quel muretto non lo vedo con l'intelligenza, lo vedo con tutto il corpo, il che include che se mi posso sedere sul muretto, lo vedo, proprio percezione, in modo diverso da come le vede il bambino che non si può sedere su quel muretto. E quindi ora siamo in una dimensione, capite, che ci stiamo accorgendo che tutto ciò che avevamo fatto in modo selettivo, solo il cervello, solo questo, solo l'altro, solo Umberto Eco, solo Kant, ci siamo accorti invece che effettivamente le sinapsi non sono solo a livello organico, ma le sinapsi sono la nostra vita. E cosa ci siamo accorti? Qual è il grande tema? Vedete, il grande tema è quello di Pascal. Era intelligente Pascal?
E Pascal cosa diceva? Il cuore ha ragioni che la ragione non capisce. Là, questo è il punto drammatico. La scissione tra, dicevano i greci, tra Dioniso e l'Apollinia, Apollo, la dimensione dionisiaca, la dimensione del divertimento. Ma tutto questo, vedete, è presente in Freud. Io amo il primo Freud, il secondo un po' meno, perché lui ha pensato che le sue idee erano atemporali e spaziali, sarebbero stati per sempre, il che non succedeva quasi mai, perché passando gli anni l'Edipo oggi sappiamo che è stata una grande menzogna che ha rovinato le famiglie, perché hanno impaurito i padri nel fare le carezze ai figli. Se voi ragazze, se voi donne sentite la mancanza di una carezza paterna, la colpa è di Freud, che ha detto state attenti perché c'è l'incesto, no? Freud, non lui, perché su altri aspetti, ripeto, io sono fiero di dire che la Gestalt è post primo Freud. Sul corpo Freud, il primo Freud è stato meraviglioso, ma per il nostro punto ci interessa questo. Freud è convinto che se non ci fosse il superio saremmo tutti stupratori e killer, uccisori. Che molto, i due grandi istinti sono Eros e libido, e quindi Eros e aggressività, o stupratori o aggressività, uccisori degli altri. E allora cosa dice Freud? Siccome tendenzialmente siamo tutti stupratori e killer, uccisore dell'altro, abbiamo bisogno di un'istanza regolativa che è il superio. Quindi ci vuole qualcuno che dice stop. Se vi ricordate, citavo l'ultima volta la differenza tra le rotatorie e il semaforo. Il semaforo, vi ricordate, è un superio, la rotatoria invece è che cos'è? Il punto è proprio questo, che in effetti, come si parla di intelligenza emotiva, bisogna dire che l'intelligenza ha emozioni, le emozioni ha intelligenza, e quindi pensare che la felicità sia una sorta di compromesso, una sorta di contenimento di questi istinti che sarebbero altrimenti distruttivi, è un modo di pensare superato, perché appartiene a un contesto culturale in cui la repressione rendeva più drammatico il represso. Dice Gutmann, uno dei fondatori della Gestalt, il vero problema non è ciò che reprimiamo, il vero problema, scusate, il vero problema non è l'istinto, ma è la paura dell'istinto, perché la paura rende l'istinto pericoloso, e al contrario. Allora ecco che nasce una nuova prospettiva. Freud diceva, non sarete mai felici, perché avete dei bisogni così grandi che dovete, sono così forti e così inestirpabili, per cui solo il superio conterrà, cercherà di contenere, di trovare una sorta di addomesticamento. Nel mondo Freud ha fatto educatore più che terapeuta, perché ha detto come fare in modo che questi istinti possono essere socializzati. E poi Freud aggiunge, e quindi non sarete mai felici perché avrete il disagio della civiltà, cioè il prezzo che pagate per non esprimere i vostri bisogni. Non sei stupratore, vabbè, non sarai felice, avrai sempre quella pazienza. E Freud, sapete cosa dice Freud? Capitolo 4, disagio della civiltà,
Solo pochi uomini sono riusciti a mettere insieme Lieben und Arbeiten, amare e creare, tra cui, chi cita? Un certo Francesco d'Assisi, a proposito dell'inizio, no? Che poi Freud non è che pensasse a un Francesco d'Assisi libertino, che ci fa capire che tutto ciò che abbiamo detto di Freud forse non l'abbiamo capito, aveva più intuito di quello che gli abbiamo dato, in particolare il Magistero, la Chiesa si è impaurita, come sempre purtroppo, e non ha avuto l'apertura di dire ma cosa sta dicendo, perché tutti coloro che parlano dell'uomo fanno un servizio a Dio, perché Dio ci ha creato, no? Il Papa intelligentissimo diceva, Mati, una grande intelligenza quella di Papa Francesco, ed è un'intelligenza di una finezza incredibile e di una leggerezza anche molto bella, un po' Calvino, no? La lezione americana. Il Papa dice le cose interessanti, en passant, tu non te ne accorgi. Capitolo secondo di Laudato Si. Il Vangelo della creazione, scusi, ma il Vangelo è venuto con Gesù Cristo, non c'entra la creazione. Il Papa dice, la creazione l'ha fatto Dio e c'è una santità nel vivere la vita quotidiana, c'è una santità nella creazione. Ciò che si oppone a Dio non è l'umano, dice il Papa, ciò che si oppone a Dio è il peccato, è un'altra cosa. Significa tu vivi la tua vita anche se a modo tuo, non hai la tua fede, sei sacro perché la vita l'ha fatto Dio. Allora capite che tutto questo ha sconvolto un modo di pensare che ci ha portato, adesso vado al tema, al fatto che non esiste una frattura tra la ragione e le emozioni, tra il piacere e il dovere. Anzi, dobbiamo recuperare il dovere del piacere e il piacere del dovere. Tutte le volte che abbiamo una frattura, non creiamo gli spazi di una possibilità di felicità dell'uomo. Qualche altro pensiero su questo e poi vediamo proprio sulla felicità. Com'è possibile che i nostri istinti ci possano portare alla felicità? Molto semplice. Perché vedete, quello che il tempo di Freud non era chiaro, che tutti i nostri bisogni sono contestualizzati. Che significa? Che i nostri bisogni non sono atemporali e spaziali, ma sono dentro una relazione, dentro un contesto. Io sono sicuro, se vi chiedessi ma i bisogni fisiologici sono assoluti oppure no, cosa rispondereste? Sì, ma non è vero. Non è vero che i nostri bisogni fisiologici sono assoluti. Questi artisti amiamo la carne, la terra, le cose concrete. Fare la pipì è un bisogno assoluto? No. Se stai parlando con una persona che ti piace, rischi la cistite. Se stai parlando con una persona, ci guardi, capite? Solo gli ammalati e i bambini hanno bisogni non contestualizzati. Sono partito proprio dal corpo. Io dico sempre, la grandezza di Freud ha parlato di pipì, di cacca e di organi genitali ai suoi tempi, chiamandosi Herr Professor Sigmund Freud. Non si è preoccupato di parlare di questo, no, io ho già abbassato il tono perché ha parlato di pipì, no, abbiamo abbassato il tono. Questo, vedete, questa scissione, no? Si abbassa il tono se diciamo alla pipì, ma in realtà se non comprendiamo
proprio i bisogni naturali, da cui Freud ha tirato delle teorie stupende, è impossibile arrivare a dove vogliamo arrivare, che c'è la felicità, va pensata innanzitutto su questo fronte. I bisogni non sono assoluti. Qualche psicanalista l'aveva intuito dicendo: Freud è arrivato, ma come se si fosse fermato all'aspetto intrigante. Qualche suo seguace l'ha un po', direi, aggiustato. La libido, ha detto un suo seguace, non è ricerca di piacere, ma è ricerca dell'oggetto, per modo per dire, è ricerca della relazione. Allora viene fuori che la relazione è il bisogno dentro il quale prendono forma tutti i bisogni. Allora io chiedo, da un punto di vista proprio antropologico, l'uomo che ha amato la propria donna e l'uomo che ha stuprato 5 ragazze, chi dorme più tranquillo? Chi ha un corpo placato? Colui che ha stuprato 5 ragazze ed è rimasto con la voglia di stuprarne altre, perché questo è il punto, che quello che si pensava di un istinto indomabile, in realtà è l'istinto quando diventa dipendenza. E la dipendenza ha una caratteristica, che tu puoi stuprare 277 donne, non sarai mai contento. È come chi ha l'iperfagia, si sveglia, ha fame, il frigorifero viene svuotato, magari il cibo era scaduto da 3 mesi se non mangia, però alla fine è pieno ma non è sazio. Perché? Perché voleva la carezza e non l'ha capito, pensava di avere fame. Il bisogno, inteso come l'istinto che non è entrato nella relazione, non placa, capito? Allora il problema è, caro Freud, caro Rousseau, tutte queste storielle del bambino selvaggio, eccetera, l'avete fatto in tempo di guerra. In tempo di pace pensiamo in modo diverso. Pensiamo che una relazione diventa il luogo in cui l'infelicità viene esorcizzata. E allora se c'è una strada è proprio la relazione. Pensate, il mio professore mi diceva, lui era un ebreo non praticante, Isadore Fromm, a New York, mi diceva, scherzando, io pensavo che scherzasse, dico scherzando, ma diceva una cosa curiosa, la psicanalisi è il Vecchio Testamento, la Gestalt è il Nuovo Testamento. Io pensavo che volesse giocare, siccome lui ebreo capiva di Bibbia, no? In realtà poi dopo ho capito, è una colpa che gli faccio ormai, non c'è, e che non spiegava in modo facile queste battute che sembravano battute di al bar, no? In realtà cosa voleva dire? Che il Vecchio Testamento è costruito con la legge del Sinai, con una legge percepita dall'esterno. Il Nuovo Testamento, ci dice Paolo, è costruito con la legge dentro il cuore, è lo spirito che ci dà la legge. La legge non è imposta dall'esterno, è nella relazione. Noi diciamo in Gestalt la funzione personalità, cioè se io sono padre non devo voler bene mio figlio perché è un obbligo, perché è scritto da qualche parte. Quando noi facciamo terapia familiare e c'è un papà o una mamma arrabbiata col figlio e sono tutti messi là e diciamo mio figlio, noi diciamo scusi, è disposto a parlare con suo figlio? Dice sì, chiama il figlio, vuoi parlare con tua madre? Il figlio che prima era l'oggetto delle accuse e di tutte le lamentele della madre, dice sì, si mette davanti e noi diciamo, la madre comincia, un attimo signora, lei vuol dire a suo figlio tutto quello che vuole, le chiediamo solo una cosa, lo guardi
si ascolti. Se abbiamo provvidenza, diciamo, ascolti il suo utero. Altrimenti si ascolti, cioè ci si capisce. La Signora lo guarda, si ascolta. Gioia mia! È cambiato tutto. Ma chi è questo che pretende di conoscere un figlio più della madre o del padre? Chi è che può insegnare a un papà, a una mamma, come si educa un figlio se non la carne, il corpo che ha fatto questi figli? Allora voi capite che siamo entrati in una logica in cui quello che ci regola è la relazione. Non è un'istanza regolativa esterna, ma una relazione dentro, noi diciamo, la funzione personalità. È come dire dentro l'ordo amoris. Per cui se la mamma dice al figlio non di 2 anni che mangia, riceve il cibo della madre seduto in un modo scomposto, pericoloso, magari siamo estate, e la mamma dice non mi piace come mangi, la mamma è carina a dire questo, ma ha perso che cosa? L'ordo amoris. Perché il bambino risponde a me piace, ah, che ci fai? La mamma deve dire come mamma ti dico che così è pericoloso e te deve sedere meglio, in un modo più comodo, so che ti dispiace però lo devi fare. Ordo amoris. Abbiamo trovato, direi, abbiamo recuperato, perché ordo amoris ne parla Agostino di Ippona, ma come al solito una cosa è parlarne Agostino, Francesco, che erano delle isole o delle cattedrali nel deserto, una cosa che diventi consapevolezza. Allora la felicità è possibile se usciamo fuori da 2 logiche. La logica che la felicità sia la fortuna. Per noi felicità è fortuna. Che bello, ho vinto, che bello, è successo quello che volevo. Oppure successo. L'altra è che la felicità sia impossibile agli uomini. Perché si pensa che la nostra vita è troppo dura, ed è vero. Allora la domanda di fondo oggi è: quali sono i percorsi per parlare di una felicità umana? Innanzitutto, Gigi parlava che fino al rettiliano e al mammaliano abbiamo tanti compagni, no? Il problema è la mia corteccia cambia un po' di cose. Uno degli aspetti che cambia la mia corteccia è il concetto di felicità. Essere felici come uomini è diverso, perché l'animale non è felice ma è soddisfatto. L'uomo deve essere felice, ma per essere felice c'è un itinerario. Un itinerario innanzitutto ermeneutico, cioè cosa significa essere felici al di là o della felicità, successo, tutto va bene, o del fatto di dire poesie, niente di reale. E io ho pensato ad alcuni elementi di un'ermeneutica della felicità che parte proprio dal discorso del titolo, intelligenza emotiva e pienezza, perché noi siamo fatti per vivere, anzi per sopravvivere tempo di guerra, e per vivere con pienezza. Vivere e vivere con pienezza sono i 2 bisogni fondamentali che abbiamo: prima vivere, sopravvivere, e poi la pienezza. Qualcuno ha detto: vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gioia ce l'hai per averla piena. Vi dico queste cose perché abbiate vita, vita in abbondanza. Vedete, c'è sempre il gioco. Prima l'integrità, vivere, gioia e poi piena. Francesco dice della vera e perfetta letizia. Prima deve essere genuina e poi deve essere piena. Quali sono alcuni sentieri ermeneutici per arrivare a comprendere, perché abbiamo bisogno oggi
di un'educazione alla felicità. Il Papa Francesco, mi pare che ultimamente ha scritto un libro sulla felicità, cioè tra i suoi discorsi l'ha messo insieme. Questo Papa, io sono innamorato proprio perché c'ha l'intuito di cogliere quelli che sono i grandi temi e la facilità di parlare, il linguaggio. I suoi, ha detto uno studioso che i suoi documenti, pensate in particolare alla Amoris Laetitia, sono i documenti in cui c'è più psicologia di tutto il magistero della Chiesa di prima. Amoris Laetitia è veramente una esortazione di una, direi, in, di una intuizione, ma anche di linee, tracce, linee educative per il singolo, per la coppia, per la famiglia, che sono, vi garantisco come terapeuti, aggiornatissimi. Qualcosa supera pure i nostri testi, supera i nostri testi. Allora, il primo è riflettere che la civiltà è nata quando il primo cacciatore, dopo aver ucciso l'animale, invece di mangiarselo l'ha portato a casa. Primo punto, noi possiamo essere felici se entriamo nella logica dal crudo al cotto. Voi capite? Io uccido un animale, la voglia di mangiarmelo c'è, ma se faccio pazienza, attento, lo porto a casa, quel cotto avrà due caratteristiche nuove: più gustoso e condiviso. Dal crudo al cotto. È un principio, e Vistolossi ce lo ricorda, fondamentale della nostra esistenza. La pienezza vuole l'attesa. Senza attesa non c'è pienezza. Secondo, l'abbiamo accennato, gli istinti, i nostri bisogni, per essere realizzati devono diventare desideri e quindi devono entrare nella logica della reciprocità. Perché il bisogno è unilaterale, io ho bisogno, tutto è subito. Il desiderio invece è nella reciprocità. Quindi, vediamo se sei d'accordo, contrattiamo. Il contatto vuole anche un contratto, vuole un parlare, perché l'altro è un mondo, non è un oggetto. Altro punto. La mela fu proibita non come cibo, ma fu proibita come simbolo. Cosa voglio dire? Se Adamo ed Eva avessero avuto fame, Dio non avrebbe rinfacciato loro la mela. Ma Adamo ed Eva, e qui noi questi artisti godiamo perché abbiamo le conferme sin dall'inizio, cosa hanno fatto? Hanno legato il corpo. Non hanno mangiato la mela perché avevano fame, perché la mela è fatta per chi ha fame, ma hanno mangiato la mela perché era bella da vedere e bella da trasgredire, perché è segno della trasgressione, ma la trasgressione è nella mente, non è nel corpo. Il corpo è il luogo della nostra felicità, è il corpo intercorporeo. Quello che fa impazzire non è il corpo. Ecco il ritorno da un altro punto di vista degli istinti,
Gli istinti atemporali e spaziali non sono nel corpo, perché il corpo vuole qualcosa di possibile. Quando il corpo vuole qualcosa di impossibile, vuol dire che è la mente che ci ha imbrogliato, perché la mente mente, il corpo non mente. Ed ecco che la mela è stata la prima scissione dell'uomo col suo corpo. L'anoressica, la bulimica, l'iperfagico, perché hanno disturbi alimentari? Perché non hanno un corpo. Voi chiedete all'anoressica, a una bulimica, a un iperfagico, ma sai cos'è la fame, no? La loro non è fame, perché se si mangia con fame, poi dopo si è sazi. Ma mangiare senza fame ti fa pieno, o non mangiare, perché hai deciso di non mangiare, significa non sapere più, significa la fame. Un altro strato importante è il cannolo e il diabete. Quando si mettono a ridere, poi lei è diabetologa, si mette ancora più a ridere. Il problema è il cannolo e il diabete. La teoria del cannolo. La teoria del cannolo e del diabete. Il cannolo, voi l'avete lo conosciamo, ma a un siciliano dire il cannolo. La Gestalt ha creato una teoria che la chiamo la teoria del cannolo, del diabete, la battuta, per farci capire come funzioniamo. Allora, abbiamo una nel corpo abbiamo un sensore, una funzione che ci dice cosa ci piace e cosa non ci piace. Cosa è semplice, no? Le cose che ci piacciono sono il futuro nel presente. Voglio andare, cioè il cannolo mi piace ed ecco che il futuro nel presente, perché sono qua, però l'attrazione ne porta. Però qual è il problema? Che abbiamo anche un passato, e il passato è nel presente. Caro Agostino, se avesse fatto un po' di gestalt se l'avreste detto meglio, no? E qual è il passato nel presente? Sono diabetico. Non ci sono, però è l'esempio. Mio padre c'era, quindi sarà un ricordo di lui, non lo so. Allora io ho l'attrazione per il cannolo, che è il futuro del presente, e poi nel mio presente c'ho il mio passato. Sei diabetico, cosa faccio? Questo è un problema, no? Dice la Gestalt che c'è una funzione io che non ricorre all'immagine freudiana, la lotta tra il superio e l'ess e poi le macerie si chiamano io. No, la Gestalt dice la funzione io trova la soluzione, che noi chiamiamo adattamento creativo. Che significa? Una cosa meravigliosa. Se tu senti veramente l'attrazione per il cannolo, ma tu sai che sei diabetico e lo hai fatto corpo, trovi una soluzione. Che significa che hai fatto corpo? Significa una cosa semplice. È arrivata la diagnosi, la prima cosa che si dice, no? Rifacciamo l'analisi, il laboratorio. Il laboratorio dice di nuovo la glicemia. Ieri sera, prima di fare l'analisi, ho mangiato troppi dolci. Facciamo un'altra. Alla fine è quello. La prima cosa che fai è tarrati. Allora vai da qualcuno, il tuo padre spirituale, il counselor, l'amico, elabora, accetta che la felicità degli umani non è andare oltre i limiti, ma andare dentro i limiti. È il modo di vivere i limiti che ci rende felici, non è giocare a saltare i limiti. Allora, se dentro il mio corpo io ho accettato di essere diabetico, dice un grande neuroscienziato, Damasio, abbiamo, conferma quello che diceva la Gestalt, abbiamo un sé corporeo autobiografico,
l'avevo detto anche a Raik, tutta la nostra storia, il nostro corpo. Per cui quando io sento l'attrazione e sento di essere diabetico, se io veramente ho elaborato l'essere diabetico e veramente ho voglia di farlo, avverrà la soluzione. Bisogna esserci in ambedue le funzioni. Diceva mio padre, 50, 40 anni di diabete. Ti piace un dolce, ti arrabbi perché non te lo puoi mangiare, e se ti arrabbi dopo mentre la stessa glicemia, allora che facciamo? Che facciamo? È come dire, è la natura umana che ci chiede di essere saggi, è la natura umana che ci chiede di essere felici. Non puoi fare, allora me lo mangio. C'era uno che conoscevo, me lo mangio, tanto il medico non mi vede. Poveretto, alla fine fu lui non perso la vista. Tutto questo perché è possibile? Sto dicendo la lista dei principi ermeneutici. Perché la realtà non è reale. Lo diceva Pirandello, i siculi hanno messo delle premesse per le quest'altro. Diceva, la realtà è plastica. Non solo il cervello è plastico, non solo ormai si parla del DNA che si modifica, ma qui c'è un problema reale, che la realtà è fatta del dato, ma del tuo vissuto. È come dire, la realtà è una possibilità, perché poi la realtà è quella che tu vivi, e questo è importantissimo, capite? Per cui io l'anno scorso ho accompagnato una mia ex, aveva fatto il corso allieva come gestaltista, lei era professoressa di lettere classiche, a 70 anni comincia la SLA, l'ho accompagnata nei primi momenti quando dicevo, e poi se non potrò usare il cellulare come sarò in contatto con i miei figli, ma quando ormai stessa a letto e andavo la domenica a incontrarla, io, il marito e lei, la più felice era lei, si toglieva la mascherina perché viveva di ossigeno. Ringrazio il Signore, ormai sono pronta per andare. Ci guardavamo col marito. Tina ci insegnava a vivere, capite? Ma questo non è perché era credente, era perché la sua fede poggiava su qualcosa che per noi cristiani Dio creatore ha dato a tutti. Anche Rosanna Benzi, che era miscredente, a 19 anni entra in un polmone d'acciaio e scrive il vizio di vivere, scrive dirige una rivista. Papa Giovanni dice, ma come? Questa non è credente e ama così la vita. Carta e penna, e scrive a Rosanna Benzi facendo i complimenti. Che bello che lei, pur non avendo una fede in Dio, ama la vita. Cioè, la felicità umana è possibile, ma strade diverse da quelle che la mente o la fantasia ci dà. Perché la realtà non è un destino, è un compito. Allora, non sono le difficoltà che rendono difficile la vita o infelice, è il modo come le viviamo. Sembra un discorso un po' pesante, però è quella pesantezza che ha detto al cacciatore, fatti un chilometro a piedi, però poi ti mangerai l'animale che ho ucciso, cotto avrà un gusto diverso, anche perché lo mangerai con gli altri. A questo punto arriviamo agli ultimi due aspetti che sono stati inclusi, penso che sono pronto anche per finire, il corpo e la relazione. Già ho accennato, l'essere in contatto col proprio corpo
non significa, vedete, pensare ho rabbia, faccio quello che mi viene, no? Ho rabbia e mi ascolto in profondità. Dicevamo al genitore, ascolti l'essere padre, perché, lo diceva Nietzsche, c'è più sapienza nel tuo corpo che in tutte le biblioteche. E il vero problema è proprio questo, che il corpo ascoltato, oggi ci sono molti strumenti, no? Meditazioni, mindful, concentrarsi, sono tutte strade che portano a quella interiorità che mi fa dire sento il mio corpo, lo sento in relazione con l'altro. Perché mai abbiamo un peso insopportabile per il nostro corpo. Quanto più siamo lontani dal corpo, tanto più diventa ogni cosa insopportabile. Perché il corpo ha una sua sapienza nel trasformare la vita e rendere vitale. E poi la relazione. La relazione è il luogo in cui noi riscopriamo dentro le difficoltà quel senso di quiete, di pace. Vedete, oggi si parla molto del trauma. Cos'è il trauma? È un'esperienza terribile, dolorosa, in cui manca la trama. Cioè, un'esperienza terribile, dentro una relazione, viene elaborata, masticata. E quando non è stata elaborata, hai bisogno di una relazione per elaborarla. Vorrei concludere con il titolo del libro che ci ha fondato in Gestaltisti, che è Terapia della Gestalt. Il sottotitolo in inglese non dice molto, excitement. In tedesco, i tedeschi hanno trovato il vero senso della Gestalt, teoria e pratica della Gestalt, e poi sotto c'è scritto Lebensfreude. La gioia di vivere, ricordate l'inno alla gioia, no? Beethoven sordo da morire, che musica questo inno alla gioia. In fondo, qualsiasi strada che sia ascoltare se stessa, ascoltare l'altro, deve essere ed è una strada per l'inno alla gioia, che viene sempre, il migliore inno viene da una vita che è stata vivificata dalla nostra vitalità, non da una vita fortunata. Francesco, il dopo Francesco, aveva avuto una notte terribile. Gli occhi li bruciavano, a quei tempi li cauterizzavano col fuoco, immagini, no? Dopo la notte insonne, va a San Damiano, il cantico delle creature. Non è nato in una bella giornata di primavera o in una bella serata di tramonto. Allora, se, la stessa domanda che ha fatto Gigi lo farei a voi. Vedendo tutte quelle facce, cerchiamo di vedere chi è stato il più felice. Tanti auguri per tutti.